Insegnare a giocare col proprio cane è stato questo l'obiettivo dell'evento Gioca con noi, organizzato dall'assessorato all'ambiente del comune di Cremona in collaborazione con l'organizzazione Al mio fianco, nell'area di fronte al canile sanitario in via del Casel, alla presenza delle dottoresse Laura Mori e Giuliana Caronna, medici veterinari e istruttori riabilitatori. Obiettivo che ha colto nel segno vista l'ampia partecipazione di amici quattro zampe e ovviamente dei loro proprietari, che hanno così potuto apprendere molte altre tipologie di gioco e di interazione possibili, oltre alla classica pallina, giochi olfattivi, di ricerca, di concentrazione. Il gioco è una palestra fondamentale per consentire un equilibrato sviluppo comportamentale, utile non solo per i cani, bensì anche per i loro padroni, che riescono così a sfuggire per qualche istante alla routine quotidiana e alle sue fatiche, rilassandosi e fortificando il legame con i propri amici. Il bis dell'iniziativa è già previsto in primavera. Giornata di festeggiamenti venerdì scorso al Cambolino presso la sede de El Zac per il 46esimo compleanno del celebre gruppo dialettale sorto nel 1973 e ben presto divenuto un punto di riferimento nel settore, soprattutto a livello provinciale ma non solo. Venerdì scorso una trentina tra soci e autori si sono ritrovati in sede per festeggiare l'importante traguardo anagrafico. Festeggiare a modo loro, ad esempio declamando poesie in dialetto, vecchie e nuove, ma anche prose più rare ma non per questo meno preziose. Anche in questo ambito si contano nel sodalizio vere e proprie eccellenze. Riprenderà presto anche la pubblicazione delle nostre Noe, il periodico del celebre benemerito gruppo dialettale rivolto a tutti i cultori e gli appassionati del settore. Si tratta di una rivista unica nel suo genere in Lombardia ed è già giunta al numero 120. La prima uscita, fatta all'epoca di sole 4 pagine, avvenne nel 1984, esattamente 35 anni fa. Oggi il periodico si è molto arricchito, sia per numero di pagine, divenute una quarantina, sia con disegni e fotocolori proposti su carta pregevole, ma il suo fiore all'occhiello resta il fatto di rappresentare una sorta di laboratorio del dialetto senza eguali, un ambito di ricerca in fieri, ricerca sempre aperta e sempre nuova. Con l'inverno l'attività del ZAC prosegue, tradizionalmente il periodo degli appuntamenti presso centri anziani e case di riposo per allietarvi gli ospiti recitando le filastrocche e le liriche in dialetto cremonese.